Sedicesima giornata di prima categoria C. La Sampierdarenese di Mister Satta ospita il San Siro, diretto avversario nella lotta per aggiudicarsi un posto nei play-off. A dividere le due squadre solo due punti. Una vittoria dei padroni di casa varrebbe il sorpasso, mentre il risultato opposto porterebbe il San Siro di Paolo Migliardo a più 5 dei biancorossoneri. Via al match, pochi minuti di gioco ed è subito il San Siro a rendersi pericoloso. Il tentativo è del numero 11 Luca Lalli, ma la conclusione non c'entra il bersaglio e il risultato rimane in parità. All'11 del San Siro risponde, dopo una decina di minuti, l'11 della formazione opposta, andando vicino alla rete del vantaggio. Daniele Spinetti si libera dei difensori avversari e arriva al tiro, ma il palo nega la gioia del gol al centravanti bianco-rossonero. Termina 0-0, un primo tempo con davvero poche occasioni. E con le riprese di Simone Maggi passiamo ora al secondo tempo. Via la ripresa e Ivan Saracase prova immediatamente a sbloccare la partita, con questo tentativo su punizione che termina poco alto sopra la traversa. Si prova anche la Sampierdarenese, dopo una manciata di secondi ancora con Spinetti, ma Fiore fa buona guardia alla sua porta e sventa la minaccia, opponendosi bene al tentativo del numero 11 bianco-rossonero. Poco e nulla per circa 20 minuti di gioco. Al 24esimo la Sampierdarenese va vicino al vantaggio. Questa volta è Luca Pizzorno a sfiorare il gol dell'1-0, con questa conclusione su calcio di punizione, ma il pallone non si insacca e il risultato rimane in parità. Alla mezz'ora di gioco va nuovamente vicino al vantaggio la Sampierdarenese. Traversone dalla destra, Rizquai con lo scorpione al centro, Pizzorno impatta il pallone ma non insacca. A 5 minuti dal termine il San Siro rimane in inferiorità numerica e proprio sullo scadere, al 93esimo, la Sampierdarenese trova il vantaggio. A risolvere la partita i due subentrati. Pili recupera un pallone che sembrava perso. Serve Sadiki che con un rasoterra batte facile in porta, segnando l'1-0 proprio all'ultimo respiro. Finisce dunque 1-0 in favore dei padroni di casa l'incontro fra Sampierdarenese e San Siro. Vittoria meritata soprattutto per quanto visto in campo nel secondo tempo.